Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Ecco, sta, par sta partendo questa eh, diretta di oggi. Il... Io sono Luca Calzolari. Oggi faremo un viaggio nella bellezza. Eh, parleremo di bellezza, della bellezza del camminare, della bellezza delle montagne italiane, della bellezza del sentiero Italia. Eh, cai che come sappiamo con i suoi oltre 7.000. Eh, chilometri percorre il nostro paese lungo le montagne da eh, sud a nord. Ma ne parliamo oggi anche perché eh, vogliamo presentarvi lo speciale di Meridiani Montagne dedicato al Sentiero Italia CAI che è fresco 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 di stampa, ovvero uscito oggi eh, nelle edicole e nel, eh, nello store online del CAI naturalmente a parlarne insieme a me ci sono eh, Paolo Paci che è il direttore di Meridiani Montagne ciao Paolo ciao buonasera a tutti grazie e eh, il presidente generale del CAI Vincenzo Torti ciao Vincenzo. Vincenzo buonasera a tutti ciao Paolo ciao Vincenzo

mi ero da poco insediato alla presidenza del CAI quando un amico carissimo del Sentiero Italia, meglio del Cammina Italia CAI, era stato l'anima il protagonista, cioè Cresio Valsesia. Mi indirizzò una, una mail carica di malinconia e di speranza. Mi scrisse dicendomi, caro presidente, siamo nel sette quasi. 20 anni, una, quello che era stato il sogno per molti di noi, tutti gli amici che avevano immaginato il sentiero Italia, l'avevano disegnato sulla catena prima di andarlo a correre, e mi disse: Non è che la tua presidenza è spazio anche per questo sogno un po' folle andare a riscoprire e recuperare il sentiero Italia. Ovviamente io ne ho parlato con il direttivo, soprattutto con le persone, a cominciare da Alessandro Geri, responsabili della nostra struttura operativa di cartografia, per capire se questa cosa fosse ritenuta alla nostra portata. perché 7.000 chilometri da recuperare, reinventare, tracciare, erano sicuramente impresa titanica e così fu finita Bene, abbiamo creduto abbiamo immaginato questo sogno di unire tutte le regioni d'Italia in un cammino per dare vita a un patrimonio nazionale, diciamoci la verità lasciare le generazioni future, così come è avvenuto in altre nazioni dove l'idea è magari risalente penso a Santiago, quindi va oltre i mille anni, però è diventata qualcosa di stabile nella nazione. ebbene Abbiamo voluto avviare questo sogno, gli amici dell'associazione Sentiero Italia si hanno immediatamente contattati per dire che non è una cosa brutta lì, davvero pensate di recuperare Sentiero Italia, io dissi sì, però no, sarà. Sentiero Italia CAI ci lavoreranno centinaia centinaia di volontari. Ci sarà molto da fare, ma noi puntiamo a riuscirci. E naturalmente con entusiasmo generale, ma soprattutto l'impegno di tantissimi volontari del CAI, e ho affidato la delega al vicepresidente Antonio Montani, quale la raccolta insieme ad Alessandro Geri. Non dico ovviamente l'entusiasmo di Resio Valsesia nel vedere che Cammina Italia del 1995 avrebbe potuto diventare nuovamente qualcosa di importante, non solo per il, paese, ma per il nostro paese. E lasciatemi dire, in chiusura di questa prima risposta, che sono veramente molto grato a i Meridiani Montagni e al direttore Paolo Paci perché in questo momento dedicare a questo nostro grande progetto che sta diventando realtà giorno dopo giorno è stata una cosa bellissima, il che ha innegato e sono convinto che è tanto l'inizio di una ripresa di collaborazione molto profitta. ma soprattutto è qualcosa che avrà successo, ne sono sicuro, perché quello che ho visto è una realizzazione veramente di primo ordine. Le poste, le Grazie Presidente. Ci segnalano, segnalano che c'è stato che qualche problema che... di eh, intanto ti chiedo di chiudere il tuo microfono per favore Presidente perché altrimenti rimbomba. C'è stato un qualche problema di audio all'inizio nella mia presentazione e rapidissimamente la, eh, la rifaccio. Risaluto tutte e tutti. Oggi parleremo di bellezza, l'abbiamo detto già il Presidente Torti ha. Uh, come dire uh, rispondendo a una mia domanda che era come è nata questa idea di recuperare e di far uh, ripartire il Sentiero Italia che è poi è diventato il Sentiero Italia CAI partendo da quell'idea visionaria degli anni 80 di un gruppo di giornalisti questo incontro abbiamo appunto chiamato viaggio nella bellezza perché nella bellezza delle montagne la bellezza del Sentiero Italia CAI eh, la bellezza del camminare eh, e anche perché oggi come diciamo eh, già, ha già anche ricordato il presidente Torti, fresco di stampa freschissimo direi, stamattina è uscito nelle edicole e sullo store online del CAI il numero speciale di Meridiani Montani. Montagne che è ci fa piacere, molto piacere presentare ma è anche un po' eh, tutti insieme un po' la, un, un pretesto anche per parlare del Sentire Italia CAI e per parlare del camminare a questo punto eh, io chiederei direttamente a Ehm, a Paolo Paci, eh, visto che a un certo punto Meridiani Montagne con questo speciale ha raccolto la palla, diciamo, no? Ha deciso di fare di dedicare eh, un numero e ti volevo chiedere due cose, eh, Paolo, questo numero comunque in collaborazione con il Club Alpino eh, Italiano, naturalmente, ma quando hai e avete progettato questo eh, speciale, eh, un po' cosa avete pensato e soprattutto come avete fatto fare a stare 7.000 km di sentiero, oltre 500 e passata, in poco più di 150 pagine. Come avete fatto? Raccontaci un po' lo speciale, eh, questa alchimia. È stata una sfida, è stata una sfida. Intanto eh, ringrazio il presidente Vincenzo Torti per queste parole di apprezzamento per il... Eh, questo numero speciale che abbiamo fatto insieme e che mi sono un po' stupito anch'io di quanto sia venuto bene non perché noi non facciamo bene le cose ma veramente c'è stato un apporto di forze di eh, forze di, di intelletto e anche forze tecniche le, le fotografie la sapienza nel disegnare i sentieri e nello scegliere gli argomenti che è stata una un'alchimia un po' unica ecco sono eh, raramente si esce così soddisfatti da un lavoro editoriale sono molto contento e sono contento che voi anche lo siate eh, fare star 7000 km 500 tappe in 160 pagine di giornale è una sfida, è come andare sulla Luna o su Marte. Insomma, infatti, non l'abbiamo fatto, non è che abbiamo raccontato tutto il sentiero. Anche perché questo sarà il compito vostro, il compito delle vostre guide che iniziano a uscire e che saranno molto puntuali sulla tecnica, no? sul, sul, sul fattore tecnico, come si fa a, il, a percorrere il sentiero Italia. Eh, noi non ci siamo concentrati sul come si fa ma il perché si fa. E il perché nasce prima di tutto dalla gestazione. Adesso la racconto un po' brevemente questa cosa, però quando eh, il CAI mi ha proposto eh, questa avventura editoriale, eh, io mi sono sentito felicissimo, perché per me è stato un po' un attufo nel passato, in 40 anni di, di storia personale, no? Non tanto perché io abbia a che fare con il sentiero Italia, ma perché ho, ho tanto a che fare con i sentieri in generale. Che poi il sentiero Italia è talmente lungo e talmente complesso che qualche, qualche cosa uno l'ha fatto sicuramente. Quindi ho ripensato subito a tutte le altre vie che avevo fatto in gioventù, dalle Orobie alle vie, Alte Vie Valdostane, Dolomiti, le Bocchette, insomma, il sentiero di Roma, tutto quello che un alpinista eh, lombardo come me. Eh, Aveva accessibile. No? Eh, faccio una piccola chiosa. Quando si è giovani, molto giovani e molto scatenati nell'alpinismo, si vivono i sentieri un po' come un fastidioso intermezzo tra la macchina e la parete da scalare, no? Poi, con l'età viene la saggezza e viene anche la capacità di eh, godere di qualche cosa che invece è bellissimo, perché è il sentiero che va da su e giù e molte volte in piano è uno scrigno di bellezza, infatti questo, questo nostro, questa nostra operazione l'abbiamo chiamata proprio il viaggio nella bellezza italiana, nella bellezza del camminare. Cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Ci siamo riuniti, abbiamo fatto una bella brainstorming con eh, la nostra redazione e con gli esperti del CAI e abbiamo detto eh, abbiamo solo 150 pagine, 160 pagine e abbiamo un mondo da raccontare. Eh, seguiamo il nostro istinto, seguiamo veramente la bellezza, anche a conto di scontare un po' di banalità, dico molto tra virgolette, perché la montagna non è mai banale, anche quando è molto vista. No? Per cui abbiamo scelto 12 tappe in 12 regioni diverse, ben distribuite lungo tutto l'arco delle Alpi e, e, e gli Appennini. Non ci siamo dimenticati, naturalmente, della Sardegna e della Sicilia. E in queste regioni abbiamo scelto quello che per noi rappresentava nell'immaginario ma anche proprio nella, nello spirito nella, nel ricordo di, del, delle nostre escursioni passate quello che rappresentava il meglio del Sentiero Italia poi se lo rifacessimo potremmo fare altre 50 puntate raccontando sempre il Sentiero Italia migliore con altre, con altre mete perché eh, ci sono bellezze che purtroppo non abbiamo potuto inserire e che meritava tantissime bellezze. Quello che abbiamo fatto comunque è una scelta arbitraria che tiene conto delle grandi mete. Allora siamo andati dalle Alpi Giulie eh, al Cervino, siamo andati eh, sulle, sugli Appennini, siamo andati all'Etna, siamo andati nel Supramonte. Non ci siamo fatti mancare nulla. Una bellissima foto delle Tre Nord, delle, delle Tre Cime di Lavaredo, non poteva non mancare perché... Eh, è uno dei luoghi per quanto appunto risaputo, eh, rinomato, visto centinaia di volte, ma è uno dei luoghi che fanno la bellezza d'Italia e del sentiero CAI. Per cui eh, questo è stato più o meno l'operazione che abbiamo fatto. Ecco, grazie grazie Paolo, eh, mi segnalano che adesso con l'audio i problemi sono terminati, ogni tanto purtroppo accade con le connessioni, ma come suol dire, no? la vecchia frase, il bello della diretta, l'importante poi sono i contenuti. Tornerei eh, ancora al presidente Torti. Allora, abbiamo visto come è, com è nata questa idea di raccogliere eh, i testimoni, diciamo, dai, eh, dal, dai, dai fondatori del Sentiero Italia. però questa idea visionaria, eh, presidente, a un certo punto, eh, crea e l'ha fatta diventare realtà concreta. Insomma, questo. È un passo molto, molto importante e non è che le cose vengono da sé, no? Non è che le idee, come dire, diventano realtà da sole. Ci vuole qualcuno che ci metta testa, intelligenza, mi verrebbe da dire anche fatica, mani, braccia, guanti, calli, vernice, pannelli, picchetti. Presidente, raccontaci un po' eh, questa, questa parte qua, questo aspetto qua. Ma, come ho detto dall'inizio, progettualità come quella di tutto il sentiero italia cai non può prescindere da un volontariato generoso e in realtà cai gestisce in, da sempre perché una delle finalità istituzionali del cai è proprio la gestione abbiamo dei, dei protocolli con i ministeri proprio Penso a quello col MIBAC per il catasto nazionale dei sentieri, o penso a, que a quello che sta nascendo, sarà il futuro sentiero che unirà tutti i parchi nazionali col Ministero dell'Ambiente. Ecco, è evidente che quando ci siamo interrogati al nostro interno, abbiamo sentito le realtà regionali, tutti gli organi tecnici, soprattutto dell'escursionismo, della cartografia. E della sentieristica è stata straordinaria, non solo in termini di entusiasmo, perché con quello poi si può partire, ma poi realizzare, come dicevi bene tu, richiede la presenza sul campo, quindi la verifica, di andare a constatare che rispetto al primigenio tracciato, molte realtà sui territori sono cambiate. Dove prima non c'erano strade, abbiamo trovato attraversamenti alti e poi la scelta fondamentale, quella di non individuare delle cime da raggiungere. Questo è più tipico dell'alpinismo, dell'andare in vetto Questo era un andiamo a scoprire i borghi, i territori, la natura, l'arte, le culture, le genti. Perché? Eh, Immaginare un sentiero Italia, ma diceva bene Paolo nella loro scelta di differenziare i territori, le montagne, le Alpi sono diverse dagli Appennini, le montagne insulari sono diverse da alcune fasce appenniniche, ma ognuna di queste montagne, ognuna di queste realtà offre una dimensione di scoperta differenziata. Andare in Sardegna è diverso che conoscere e scoprire l'interno della Sicilia e così via per le regioni centrali, per risalire la penisola, la Calabria. Adesso abbiamo una cosa che prima non c'era, dei tratti ovviamente nella Puglia che non poteva essere tralasciata e che nell'idea iniziale non era presente. Io dico che senza un volontariato capace non basta ci sono stati ci sono quotidianamente centinaia di volontari ai quali io continuo a dire grazie mi rendo la voce di tutti gli altri soci perché i sentieri non sono qualcosa che rimane tranquillo una volta che è stato ripulito individuato è una eh, essendo immerso nella natura o addirittura Essendo a contatto con la civiltà, chiamiamola così, evidentemente deve guardarsi dalle incidenze di quest'ultima, da un lato, e soprattutto dalla natura che si riprende i suoi spazi eh, stagione dopo stagione. Quindi il sentiero Italia CAI è una realtà quotidianamente da vivificare, da tenere sotto controllo, e soprattutto fare scoprire non i sua. Mano a mano viene frequentato. Perché come un sentiero nasce con la percorrenza delle persone e degli animali. Nessun sentiero è nato da solo, la natura non crea sentieri. Ecco, allo stesso modo lo dobbiamo, mano a mano, che lo facciamo conoscere, che verrà scoperto da migliaia di eh, conosciti er escursionisti, curiosi, eh, studiosi. Antropologi, cioè chiunque si voglia confrontare con la cultura della montagna immersi nella natura di questo sentiero, di tutto un paese, ecco lo deve fare. Ma perché qualcuno vigilerà giorno dopo giorno per assicurare la percorribilità, per segnalare criticità, soprattutto per permettere di individuare ciò che è da andare a scoprire? Perché basta magari uscire qualche centinaio di metri per trovare monasteri, per trovare luoghi di, di, di artisticamente rilevanti, insomma c'è tutta un'Italia minore che è tutto fuorché minore che noi vogliamo portare a contatto con migliaia, io direi nel tempo milioni di persone e con questa prima pubblicazione nei meridiani montagne stiamo dando il via a qualcosa secondo me di cui spero le generazioni future già da quella immediatamente a ridosso ci possano dire beh, ci avete lasciato tanti problemi, ma anche qualcosa di patrimonialmente valido. Visto che parliamo di green economy, di cambiamenti green, evitiamo di farlo solo con delle parole, facciamolo con delle realtà. Grazie grazie Vincenzo. Allora, prima di, 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 di entrare in, un, in alcuni temi che vorrei approfondire con voi e che hanno a che fare appunto con la bellezza, eh, volevo chiedere a, a Paolo, eh, beh, vi siete lasciati, no, come raccontavi, guidare dal, un po' da quello che, così, del sentimento, ma cosa vuol dire eh, eh, raccontare un sentiero che dietro... Ha naturalmente tanta tanta concretezza un sentiero così tanto lavoro ma questo quando voi eh, gli autori no dei, dei, dei pezzi dei, degli articoli che di questo speciale che raccontano che impatto hanno avuto con questa idea della straordinaria concretezza del lavoro di, eh, di chi poi questo sentiero lo ha reso possibile poi magari parleremo anche degli abitanti della montagna anzi ne parleremo per cui Adesso eh, ti chiedo di, di, eh, di, di non toccare questo aspetto perché volevo approfondirlo insieme a voi fra un momento. No, mi fa tanto... piacere, sì, sì, mi mi piacere che, mi, che mi chiedi degli autori perché questa è stata anche una riscoperta per me di vecchi nomi, vecchi amici che non sentivo da tempo e una scoperta di nuovi autori eh, che hanno lavorato a questo prodotto. A tutti loro abbiamo chiesto una cosa, non descriveteci il sentiero, non ci interessa nulla eh, che ci descrivate il sentiero, a questo ci, mh, mh, ci penseranno le, le guide, abbiamo una cartina anche allegata a Meridiane e Montagne con la descrizione tecnica, con uh, il sentiero ben segnalato e quindi uh, il testo deve raccontare un'altra cosa, il testo deve essere un vero reportage, un incontro, una... Uh, esperienza in presa diretta del sentiero che voi percorrete ecco vi ehm, ass assicuro nessuno l'ha fatto a tavolino questo, questo lavoro sono tutti andati o erano già andati evidentemente ma alcuni sono veramente tornati sui sentieri per uh, riprendere contatto con il territorio e con uh, tutte le realtà che il sentiero uh, attraversa realtà naturalistiche architettoniche e umane di cui, di cui parleremo eh, anche più avanti. Ecco, questi autori eh, non sono autori per caso, molti sono gli stessi che scriveranno le guide per il CAI e che hanno eh, materialmente collaborato a tracciare, segnalare e riscoprire i sentieri. Eh, alcuni fanno anche di professione le, le, le guide escursionistiche. Eh, altri sono eh, dei pionieri del sentiero d'Italia di 40 anni fa e, e qui vorrei citare. Almeno eh, Stefano Ardito, che ci ha scritto due dei, dei reportage, e Franco Micheli, che anche lui è uno storico della percorrenza di questo sentiero. E altri ancora sono giornalisti espertissimi di eh, sentieri, di alpinismo e di montagna, che hanno messo tutta la loro passione nel costruire eh, questi reportage. Ma ripeto, sono reportage in presa diretta, proprio sono l'esperienza offerta al lettore che il lettore può eh, rivivere personalmente probabilmente ne vivrà un'altra di esperienza perché poi basta che cambi il tempo e il sentiero diventa un'altra cosa eh, magari non incontri più il pastore ma incontrerai qualcun altro che ti racconta una storia diversa i sentieri sono veramente degli scrini di storia e di eh, umanità talmente fecondi che ognuno può dire sono il primo a percorrere questo sentiero perché qui in questo momento ci sono io. No? Quello che conta è veramente l'esperienza, l'esperienza diretta. Ecco, grazie Paolo, tra, tu, hai, tu hai citato gli autori, mi, mi, mi permetto di, eh, anche di ricordare eh, Riccardo Carnovalini che tra i visionari del, del Sentiero Italia, mi pare, sia. e che dedica un pezzo bellissimo alla storia del, eh, del Sentiero eh, Italia, ma non spoileriamo perché come abbiamo detto se ve lo raccontiamo noi, invece no, voi dovete leggervelo da soli, immergervi in tanta bellezza, in una bellezza narrativa. Sì, fammi Fammi dire due solo due parole su Riccardo che ingiustamente non ho, non ho citato, ma quando si è trattato di eh, scegliere la persona che dovesse raccontare il sentiero, la storia del Sentiero Italia prima del CAI, ed è una storia lunga eh, 37 anni prima che arrivasse la decisione eh, del CAI di riprendere eh, in, in mano la, la realizzazione, finire la realizzazione, ecco, eh, subito abbiamo pensato... A Riccardo Carnovalini, perché eh, lui è stato il primo e comunque tra i primi a pensare che le alte vie potessero essere quelle che già esistevano. Peraltro, c'era allora nel 1980 l'alta via dei Monti Liguri, c'era la, la, la grande attraversata penninica, c'erano alcune realtà che stavano nascendo, c'erano già le alte vie eh, delle Dolomiti, ma L'idea di poter collegare tutte queste alte vie e di fare un grande sentiero che attraversasse lo stivale, ecco, è venuta a pochi eh, profeti dell'epoca che allora erano giovani profeti, quindi avevano le gambe e la, il tempo e la testa da dedicare a questa cosa. E Riccardo era un, uno di quelli. Grazie. Allora, io, visto che approfitto di due, come dire, delle, delle... Vi sfrutto un po' per raccontare far, e pensare su alcune cose. Allora, abbiamo detto che eh, parliamo di bellezza, abbiamo detto di, di, che parliamo del camminare. Allora, eh, Presidente, eh, tu nel tuo... C'è cioè un passo no, della, tua, eh, della, tua, così, de, de, della tua riflessione che è presente sullo speciale in cui tu citi... Eh, Alberto Meschiari. Alberto Meschiari, un filosofo, un alpinista, uno scrittore, ha scritto un bellissimo eh, libro anche sull'etica del, del camminare, e lui dice: Camminare, eh, Meschiari, è un modo per reincantare l'esistenza. Camminare è un modo per reincantare l'esistenza. Allora, eh, a me questa frase piace molto e sono anche molto contento di averla ritrovata leggendo il numero, perché eh, reincantare vuol dire ritrovare l'incanto, no? Eh, eh, reincantare è un po' come ritrovare una meraviglia durevole che sicuramente il camminare eh, riesce, riesce a, a darci. Ecco, tra l'altro questa pandemia ma e questi tempi, più che il, con l'incanto e il reincanto, mi pare abbiano... Che fare un po con il disincanto no abbiamo una condizione non voglio citare la sociologia insomma per l'amor del cielo con il disincanto allora presidente eh, proprio sul camminare sul sentiero italia kai quanto bisogno di reincanto abbiamo e perché naturalmente dal tuo punto di vista camminare aiuta a reincantare e magari farlo lungo il sentiero italia kai aiuta ancora di più il reincanto perché attraversiamo posti splendidi. A te la riflessione. Beh, intanto io ho citato Alberto Meschiari perché eh, proprio nei primi tempi di presidenza ha pubblicato alcuni volumi su proprio il valore del camminare per reincantare la nostra vita e soprattutto aveva fatto una riflessione che mi aveva colpito, e cioè non eh, relativa a quali giovani a quali giovani affideremo il mondo, ma cioè non quale montagne lasceremo che, scusate, ai nostri giovani, ma quali giovani dovranno prendersi cura delle nostre montagne. In questo senso, l'idea del Sentiero Italia CAI va nella direzione di volere. Eh, aiutare anche i più giovani ad avvicinarsi alla dimensione del camminare, che eh, è una riflessione di, di un grande filosofo psicologo che è Hillman, che dice che camminare significa trasformare un ambiente naturale in un luogo. Ecco, noi in questo momento, che siamo particolarmente disorientati dalla pandemia, abbiamo bisogno di trovare dei luoghi, come stavate dicendo un po' tutte e due eh, lungo questo grandissimo sentiero eh, ininterrotto che unisce tutto il paese potremo scoprire dei luoghi di persone di popolazioni già insediati ma trasformare con la nostra scoperta lungo il cammino tutto quello che incontreremo in un luogo nostro in una bellezza che da quel momento in poi ci apparterrà eh, senza scomodare i filosofi dell'antichità sappiamo che la realtà esiste nel momento in cui noi la scopriamo come tale ecco, la speranza è che questa bellezza la cultura e tutto quello che si può incontrare metro dopo metro, passo dopo passo lungo il sentiero Italia-Cai sia un modo per riscoprire se stessi parlando di pandemia io auspico che anche l'entusiasmo con cui noi stiamo accogliendo questa pubblicazione è, una, è un augurio. È, una, è un modo per dire: noi non ci stiamo arrendendo, anzi, crediamo che di qui a breve questa realtà diventerà una realtà che potremo vivere, che potremo sperimentare. E lasciatemelo dire con una sottolineatura che fa Antonio Montani, il vicepresidente che si è preso veramente il carico organizzativo maggiore di questi anni di lavoro, dove ricorda che andremo a portare turismo lento rispettoso in realtà che hanno bisogno di non perdere abitanti, ma di avere motivi concreti per restare nei luoghi di montagna, restandoci proprio perché può nascere un lavoro, può nascere un'economia nascono opportunità il sentiero Italia-CAI vuole essere e sarà anche tutto questo Ti ringrazio Vincenzo perché il tuo accenno al, alle riflessioni del, del vicepresidente Montani eh, su questo tema mi, mi portano a fare una, eh, una domanda, come dire, hai alzato la palla, io un po' schiaccio, tra virgolette, uh, con una domanda a Paolo Paci. Proprio eh, tu, Paolo, scrivi un po' anche nel numero, nella tua piccola riflessione, che tra i veri protagonisti del SICAI, del, del Sentiero Italia CAI, eh, ci sono gli abitanti delle Terre Alte, eh, che sono dei simboli della resilienza della montagna, cioè chi continua a voler eh, vivere in montagna, ma non solo, anche chi in montagna ha deciso di andare a vivere, al di là dei vari fenomeni conosciamo i ritornanti, ma non solo le tante piccole cooperative di comunità, insomma, tutto questo mondo che della montagna, tutte queste persone che in montagna vogliono continuare a viverci o che hanno fatto della montagna eh, del vivere in montagna la loro eh, scelta. Ecco, volevo chiederti, cioè volevo chiedere un approfondimento su questo tema eh, della eh, della cioè su questo tema, scusa, della resilienza e chiederti anche quanto il eh, se e quanto il sentiero Italia CAI è anche un simbolo per riprendere forse anche la riflessione di Montani della resilienza della montagna, no? Se ne è un elemento Certo, certo. Intanto se, se mi ricordo bene quello che ho scritto nel, nell'editoriale è che eh, i protagonisti del nostro sentiero sono sì gli abitanti, ma per primo ho messo i fiori, ho messo i fiorellini, poi ci sono gli so animali. Che tu sei un appassionato di giardinaggio, scusa <ride> questo... <ride> questa interruzione. Vai pure. Poi ci sono gli animali, ci sono il lupo, l'orso, ci sono i camosci, ci sono i caprioli. E naturalmente c'è l'uomo che dà a tutto questo, sia alla natura, sia al paesaggio, alla geologia, dà significato e spirito, perché se non ci fossimo noi, eh, come diceva anche eh, Vincenzo prima, eh, la montagna ha senso quando è abitata, siamo noi che gli diamo un senso e possiamo anche toglierglielo questo senso. Eh, quello, quello che sta succedendo in questi ultimi decenni di iperurbanizzazione è... L'abbandono delle campagne, ma soprattutto l'abbandono delle terre alte, di quelle, di, delle, delle terre alte, delle terre semi alte, perché poi eh, veramente a rischio sono quelle zone che non sono Cortino-Courmayeur a 1500 metri, dove il turismo arriva comunque. Ma sono quelle zone di mezza montagna o di alta collina che il sentiero Italia attraversa, eh, a cui eh, speriamo darà nuova vita. Ma che attualmente non è al centro dei pensieri né dei politici né dell'economia. Io, eh, personalmente, che, che non amo molto la retorica, non dirò mai andate in montagna a vivere, andate in mezza montagna a vivere, perché la mezza montagna oggi è la morte, eh, la morte civile, la morte economica. Eh, in tante zone di montagna non si può neanche lavorare da remoto oggi si potrebbe, ma non si può perché. E il digital divide ce lo impedisce, non arriva alla linea in tantissime zone. Per cui non facciamo della retorica qua. Per rivitalizzare eh, le immense, eh, immensi territori, ormai eh, eh, dimenticati eh, lungo le dorsali appenniniche in tante zone delle Alpi che ancora non sono turistiche, non, basta, eh, non bastano le parole. Ci vogliono dei fatti. Il sentiero Italia è un fatto. Eh, quando noi attraversiamo delle zone, tra virgolette, depresse, ma dal punto di vista del paesaggio, della storia della, eh, della montagna, bellissime, eh, noi portiamo gente. Magari eh, quando arriva il, un popolo di camminatori, pr prima o poi arriverà anche un popolo distanziale, un piccolo popolo distanziale che darà nuova vita a queste montagne dimenticate. Noi in tanti posti, eh, anche sul, sul, su questo speciale di Meridiane Montagne, in tanti posti un po' dimenticati ci siamo stati, eh, perché, eh, per esempio, abbiamo scelto di fare una tappa sulla penisola sorrentina. La penisola sorrentina, come in tante zone di mare, molto famose, eh, è viva solamente sulla costa, ma basta che vai sulle dorsali e non trovi nessuno, non trovi neanche più il sentiero. Eh, Rippolvano disegnare il sentiero e tracciare il sentiero sulla penisola sorrentina è stato molto difficile e anche oggi eh, sarà una vera sfida mantenere vivo questo sentiero perché non siamo, ripeto, non siamo né a Cortina né a Curmajeur, ecco, sono quelli i posti che noi vogliamo rivitalizzare. Altro esempio di eh, resilienza, come dicevi tu, eh, a cui il Sentiero d'Italia eh, potrà dare sicuramente una mano. Sono le zone terremotate, sono quelle che abbiamo attraversato in una tappa appenninica. Eh, siamo partiti da Castelluccio, da Norcia, siamo nei Monti Sibillini, bellissima zona. Ma lì il terremoto qualche anno fa ha spazzato interi paesi. Castelluccio quasi non esiste più. Eh, riportare il turismo, il turismo lento, un turismo di qualità in queste zone significa. Eh, dare la possibilità agli abitanti di tornare ad abitarle, di ricostruire con intelligenza eh, i paesi a favore di un turismo qualificato e di fare di queste terre, eh, che loro chiamano terre mutate perché sono proprio cambiate morfologicamente eh, dal terremoto, di fare di queste, di queste terre una nuova occasione economica, un luogo veramente dove vivere. Ecco, questo proprio al netto della, della retorica. Ti ringrazio perché hai citato le zone del, eh, del terremoto. Ora, eh, noi ci sono stati fatti degli eventi e c'è stato un rapporto anche particolare del, del CAI, ma anche del sentiero Italia CAI. La matrice come tutte le altre terre eh, no, colpite dal sisma, dai due sismi possiamo dire, no perché poi c'è stato, si, si è ripetuto quella, quel, quel, il centro, veramente ha distrutto, eh, ha messo in ginocchio la montagna e a, ad Amatrice è nata anche la, eh, la casa della montagna dove il sentiero Italia, no Sentiero Italia Cai Passa ed è un po', forse un'altra icona, un po' un simbolo proprio della concretezza. Ricordo, un, forse può sembrare un off-topic, ma non lo è. Ricordo che eh, c'è stato un momento in cui la casa della montagna del CAI, che comunque era un posto TAP, che comunque aveva sempre a che fare con Sentiero Italia. Era mi viene da dire, poi chiedo a, a, a Vincenzo, eh, era. La, una cosa concreta era in piedi ed è stata anche utilizzata in, in questo periodo per affrontare i vari problemi legati, legati al Covid. E l'entusiasmo anche nell'evento che c'è stato da Matrice no, l'anno scorso de, del sindaco e delle persone del luogo che anche, e abbiamo un'intervista di una signora che è un agriturismo che dice per noi il sentiero Italia cai in questo momento è uno dei pochi elementi a supporto dell'economia del nostro territorio e quindi riprendo un po' proprio fuori di retorica quello che dici tu. Tra altre cose, purtroppo il sindaco che quel giorno era con noi è mancato pochi giorni fa, insomma una decina di giorni fa. Eh, vabbè, eh, ci dispiace, eh, ci dispiace tanto perché è veramente una persona molto eh, come dire mh, forte e molto attenta a questi a questi temi. Ti lancio la parola un po' su, su questo aspetto qui, sulla concretezza, Presidente. Intanto credo che il tuo riferimento alla Casa della Montagna, che in questo momento, e come tu ricordavi, eh, il sindaco amico Fontanella che purtroppo è mancato, avevamo concordato di utilizzare buona parte della Casa della Montagna, che mi permetto di dire è stata la prima costruzione realizzata, interamente completata, resa agibile. E funzionale del centro storico distrutto di Amatrice a proposito di attenzione concreta alla montagna è stata destinata proprio agli uffici tecnici per tutta la progettualità della ricostruzione. Perché il comune non, non esisteva più, non aveva spazi. Quindi, la nostra casa della montagna sta diventando la base operativa per permettere la ricostruzione di Amatrice. Eh, Altra concretezza eh, io credo che sia da vedere eh, nell'immediato. Eh, io guardavo, guardavo adesso la splendida copertina con meridiani montagne, sentieri tagliacai, simboli, eccetera, e eh, so che ci sta ascoltando anche Riccardo Carnovalini. Ecco, permettetemi di dire che la concretezza è quando si riesce a passare da una visione. La visione che loro hanno avuto negli anni Ottanta. Io ero uno dei lettori della rivista Airone, dove uscivano le prime progettualità. Io ho fatto la Corsica a piedi sulla base di quello che era scritto su Airone. Poi mi sono cimentato sui Pirenei con l'avventura di Franco Micheli. Voglio dire, queste cose sono state in allora delle visioni. La concretezza è quello che stiamo facendo oggi, che è stato realizzato oggi. Io in questi giorni ho scritto la prefazione a un libro su Quintino Sella e francamente è stato un momento in cui mi sono confrontato con quest'uomo che ha lasciato le sue esperienze di governo come ministro delle finanze per inventarsi il club alpino che poi nel 1867 è diventato italiano. Ecco anche il sentiero Italia è nato come una visione, il CAI il club alpino italiano esiste da 158 anni e mi sembra estremamente vitale. La visione di questi amici che camminavano, che scrivevano, che sognavano, adesso a proposito di concretezza, vedono che quello che loro ci hanno eh, così affidato in qualche modo siamo stati capaci, ma ripeto non tanto noi, quanto tutti coloro che sul territorio ci stanno, penso a tutti i miei presidenti regionali, ai gruppi eh, operativi di, di ogni singola regione, ecco, l'abbiamo trasformato in concretezza. Questo è un modo, credo, per risolvere e fare qualcosa che poi rimanga nel tempo. Mi piaceva, ecco ci siete bene, mi piaceva anche eh, continuare un po' su, su, su questo tema del, eh, de, della concretezza, perché eh, dire, camminare è sì un fatto come dire, di benessere psicofisico, ma anche un fatto concreto, cioè è un piede dopo l'altro che tocca il terreno, che si adatta, i sensi, no? gli odori e tutto quanto, però eh, c'è appunto la, la concretezza, la concretezza de, del, del fare e restando sul tema... Eh, del supporto della resilienza dell'importanza del, eh, che il sentiero Italia CAI ha per la montagna. Eh, da una parte c'è stata, come dire, la traduzione della visione in realtà, perché il sentiero è una realtà, è eh, una realtà anche nella costruzione dei, dei posti tappa, no? dei punti accoglienza. Ma eh, poi il sentiero continuerà ad essere. Una realtà e avrà bisogno di continuare ad essere un elemento cardine di questa anche per la rinascita noi speriamo uno degli elementi cardine della rinascita della montagna perché eh, è è in tempo perché diciamo la verità se noi oggi eh, possiamo percorrerlo e se ne parliamo se meridiani montagne ha fatto eh, è uscito con questo speciale ci saranno le guide e tante altre cose noi però il CAI ha un impegno anche per il domani perché il sentiero va mantenuto. E questo è l'altro grande impegno di concretezza, perché non possiamo fare ragionamenti nell'immediato, dobbiamo guardare almeno come dire al medio periodo, perché questa concretezza è fatta anche di tempo. Presidente, ma tanto è, co è corretto quello che dici. Realizzare qualcosa e poi abbandonarlo al suo destino non aveva alcun senso. Noi siamo perfettamente consapevoli dell'impegno grande che verrà. Oggi lo sforzo è di rendere eh, effettivo un itinerario. L'impegno grande che seguirà negli anni e che quindi lasceremo anche al nostro volontariato interno, ai nostri ricambi generazionali, è quello di mantenere questo straordinario patrimonio ai quali insieme stiamo cercando di dare vita e vitalità. Eh, sarà un impegno notevole. Io eh, voglio sottolineare un aspetto. Eh, fino a qui abbiamo camminato sulle nostre gambe e sui nostri scarponi, nel eh, momento in cui eh, raccoglieremo un apprezzamento anche da parte eh, della, delle amministrazioni governative, delle amministrazioni regionali, che si renderanno conto di quale patrimonio in questo modo... Si sia messo in atto all'interno delle regioni o di tutto il paese, ecco. Io immagino che ci sia anche un'attenzione di tipo finanziario, ma solo perché non si disperda questo grande risultato, al quale per ora l'entusiasmo del Club Alpino Italiano e i suoi volontari insieme alla visione e Alla collaborazione di tante persone che lo stanno rendendo vivo, comunicato, proposto, reso noto, perché altrimenti sarebbe sterile. Ecco che ci sia un'attenzione nel tempo che garantisca anche tenerlo in condizioni adeguate, la segnaletica sempre più precisa, anche la proposta sempre la segnaletica di località. Particolari da andare a scoprire ciò che di artistico e di particolarmente di pregio si può trovare o sul cammino o a pochissima distanza. Io credo che ci siano tutte premesse perché questo accada. Il CAI fa la sua parte, il CAI di oggi arriva fino a qui e da domani mattina è affidato a tanti che vogliono, come noi, continuare in questa impresa. Che sarà anche titanica, ma è, è di una pagante. Che è eh, Paci. Eh, allora ti faccio una domanda così: un po' hai già scelto quale parte del, del sentiero Italia Cai andrai a camminare, <ride> <ride> Guarda, dei, dei servizi che abbiamo pubblicato, che sono tutti belli, entusiasmanti, ce n'è uno in particolare che mi è rimasto nel cuore ed è un luogo che per quanto sia iconico nella cultura italiana, perché chi non conosce quel posto lì, è un luogo dove io non sono mai stato ed è l'Etna l'Etna che è un, po', è un po' birichino, chissà se ci ha cancellato qualche pezzo di sentiero ultimamente, non lo so, però è molto, è molto attivo, è troppo attivo nelle, nelle ultime, negli ultimi mesi. Ma comunque rimane uno dei luoghi di straordinaria bellezza naturalistica d'Italia, un posto dove per vivere chi vive alle pendici dell'Etna deve veramente allenare la propria resilienza, essere pronto a ricostruire e a darsi da fare per presidiare quel territorio. Ecco, eh, ho trovato una scelta molto furba e molto bella quella del Sentiero Italia Cai di non lasciarlo fuori perché eh, la, la direttrice eh, più, più importante, quella principale, eh, starebbe a nord dell'Etna. Invece di eh, ci permettiamo tutti una deviazione, un giro di eh, 4 tappe, 4-5 tappe, un anello intorno all'Etna, e quello noi abbiamo fatto. Ecco, i paesaggi che abbiamo attraversato e che sono ben fotografati eh, sullo speciale sono veramente straordinari. Lì mi piacerebbe andare e, e ci andrò. Beh, del resto, l'Etna è un vulcano: il vulcano, un certo punto di vista, è no? una bella metafora mm -hmm. della terra che vive. No? È una terra, terra che non è, non è terraferma, è terra mobile. <ride> esatto, no? che vive, e quindi come dire, come vive il vulcano, come vivrà, eh, certo, magari. Ripiantando delle paline, rimettendo i segni anche il, qualora la lava dovesse come dire, interagire, con, non ricoprire, interagire con il sentiero Italia Cai, magari creando anche nuovi paesaggi. Perché, eh, perché attenzione, no? Poi la bellezza dei vulcani è che poi interagendo col territorio, il territorio. Si modifica. Insomma, comunque siamo eh, siamo siamo eh, alla fine. Non so se il presidente vuoi aggiungere qualcosa. Eh, perché dopo io vorrei farlo vedere fisicamente questo prodotto. Perché ne abbiamo visto una fotografia, ma è vero, è uscito, è in edicola, poi ve lo faccio vedere. L'ultima considerazione, presidente, poi ci salutiamo. Prima che tutti ci trovassimo confinati dalla pandemia avevamo già immaginato attraverso il contatto con eh, molte scuole, voi sapete che il CAI ha un protocollo risalente col, col MIUR e abbiamo attività con docenti in tutta Italia, eh, un gruppo CAI Scuola che è, è estremamente efficace. Avevamo progettato una giornata in cui lungo il sentiero Italia CAI contemporaneamente le scuole del territorio avrebbero portato almeno una classe tutti insieme quel giorno alla scoperta del Sentiero Italia CAI. Eh, io considero questo solamente rinviato, perché eh, il Sentiero Italia CAI diventerà qualcosa di accessibile camminando, avrà delle varianti per la percorrenza rispettosa attraverso il ciclo escursionismo. Avremo dei tratti privilegiati riservati alla Montagna Terapia che dovranno essere valorizzati perché anche questa è una voce di solidarietà che il, della quale il CAI non vuole e non intende fare a meno, assolutamente. E poi, e poi in prosieguo, eh, sempre che la pandemia ce lo consenta, eh, parleremo già a breve al Trento Film Festival dell'iniziativa. Presenteremo anche lo speciale di Meridiani Montagna e nell'ottica di un congresso nazionale che abbiamo dovuto rinviare, ma che immaginiamo sulla montanità, al quale ovviamente il direttore ci è già invitato con la sua rivista a interpretare e declinare i tanti aspetti della montanità che è fatta di attenzione per la natura, per le popolazioni e di proposte concrete. Che, che diano vero non la retorica, ma che diano strumenti. Intanto mi permetto di dire che il CAI ha preso una posizione importante per la non proliferazione di ulteriori impianti di sci, ma per la valorizzazione di quelli esistenti e soprattutto per andare a scoprire sul territorio ciò che è stato abbandonato e che magari merita di essere eliminato perché il Sentiero Italia CAI incontra anche. Territori dove c'era una volta qualcosa che poi è stato lasciato lì, ma che bene non sta. Quindi, grazie Paolo Paci, grazie Luca Calzolari, ovviamente, per la sua sempre attenta presentazione e, e per gli stimoli, ma soprattutto grazie Meridiani Montagna per questo strumento che è un avvio per un, per un sogno che diventa realtà. Grazie, grazie, grazie Vincenzo. Grazie Vincenzo, restate ancora qui perché abbiamo parlato di concretezza, abbiamo parlato... Allora intanto concretamente, eccolo qua, lo potete vedere, ce l'ho in mano, guardate lo sfoglio perché anche a noi piace tenere in mano i libri, tenere in mano le riviste, eh, non abbiamo nulla contro il digitale, contro l'immateriale, per amor del cielo, però ci sono letture e questo speciale è sicuramente una di queste che ci piace. Eh, che ci piace toccare, annusare, guardare, ritornare indietro a leggere, insomma, ve faccio rivedere. Eh, aggiungo due cose che per eh, il, lo speciale Meridiani Montagni uscito oggi in tutte le vicole italiane è anche presente per l'acquisto per i soci Kai sullo store del CAI che è store.cai.it a un prezzo speciale per i soci Kai di 8 euro mentre il prezzo di copertina è eh, di 10. Voi andate su storcai.it, cliccate editoria e lì compare eh, lo speciale Meridiani Montagne. Ricordo anch'io, come già anticipato il eh, presidente Torti, che il 7 maggio eh, ci sarà un, un incontro eh, al tema sui grandi cammini. In questo incontro ci parteciperanno. Eh, Presidente Torti, Paolo, eh, Paolo Paci ci sarà. Francesco Cappellari che è l'editore eh, delle guide eh, ufficiali del CAI sul sentiero Italia CAI eh, di Idea Montagna. E eh, a, a chiacchierare, a interagire con loro ci sarà Henry eh, De Luca. Eh, per il programma dell'appuntamento, seguite sia sui eh, media CAI che sui media del. Eh, il sito del Trento Film Festival, eh, così saprete orarie e maggiori dettagli. Un appuntamento sicuramente da non perdere. Del Sentiero Italia CAI continueremo a. Eh... Eh, a parlarne, ne parleremo ancora. Tra l'altro, ci sono tante iniziative. Eh, ci sono pillole che racconteranno altri aspetti. Video, sono progetti che si stanno effettuando. C'è un film che, in parte, abbiamo già eh, presentato. Un film documentario, insomma, eh, di Sentiero Italia. Kai ne eh, parleremo ancora. Ma, soprattutto, vi chiediamo, vi invitiamo certamente a camminarlo perché questo è, <ride> è l'obiettivo. Vi Lo ricordo, eccolo qua. In edicola da oggi è sullo store del CAI. Io ringrazio Paolo Paci, grazie Paolo. Grazie, grazie al CAI a tutti. Ciao Vincenzo, grazie e soprattutto salutiamo nuovamente, ringraziamo Riccardo Carnovalini che ci Ciao, ha. Ciao Riccardo. Che ci Buonasera ha a tutti, grazie a voi e grazie a tutti e a tutte le amiche e gli amici che ci hanno ascoltato. Grazie sì. davvero. Ecco, ricordo che questa presentazione eh, a parte. Piccoli problemi tecnici dell'inizio, ma so che ci volete bene, siete pazienti come noi. Eh, potete rivedervela sia sui canali YouTube eh, del CAI sia su Facebook del CAI. Al termine della presentazione, dopo qualche minuto sono già eh, registrati e disponibili. Quindi, come dire, potete si dice spammare a tutti amici e amiche in modo che possano guardarsene. Grazie ancora e buona serata a tutti.